Ma quella si chiama follia senile, Maria. Ehi. Senti, follia senile, ma quando tu ti togli sto parrucchino e lo batti da mezzo alle gambe, ma che ci rimane? C'ha 65 anni e dici ancora che ce la metti in crisi. Ma Giovanni, io ti ringrazio, è stupenda, complimenti. Raffaella Nazionale. La Guaccero sta piangendo ininterrottamente, non si blocca le lacrime, quindi devo prendere in mano la situazione io. No, ma veramente, guarda, lo dico sul serio, Madonna, fantastica. Grazie, Raffaella. Lo dico di cuore. Perché voglio... Aspetta, o ti riprendi piano piano, come ti riprendi? Intanto con la Carrà voglio parlare. E hai questo effetto? No, oggi sapevo che venivo qui, ho evitato di prenderla per evitare problemi. No, vabbè, ma io sono sconvolta. Bravo. Cosa è che ha perso? Hai perso un dente comunque. Purtroppo sì. Barì, fanculo alla droga, viva la figa per sempre! Su ste cazzo di mani, Barì! Grazie! E allora, Junior Kelly, naturalmente chiedo scusa per le parole che sono state usate, evidentemente non sono in tono con la nostra serata, quindi ci scusiamo col pubblico a casa, anche con voi qui in piazza. Ma vorrei capire che cosa sta succedendo. Barbara, non ci provare perché non va in onda. Io sono al telefono col mio capo. Perfetto, e diglielo, non andiamo in onda, non ci sono dei permessi, non ci sono consensi. Cosa sta dicendo? Chi è? Innanzitutto chi è? Beh, non è che siamo entrati buttando giù la porta noi, evidentemente. Se siamo lì qualcuno ci ha aperto. Primo, non so chi sia la signora. Secondo, si presenta, mi saluta e poi parla con me, magari. Cioè, se vuole la signora io parlo in maniera civile con lei. Se qualcosa in diretta, di a Giardino di querelare subito. Emi. Subito. Emi. Emi, scusami. Se stai in diretta, digli di querelare subito, Roberto. Allora, guarda, facciamo così. Siccome a me non va di discutere, non temiamo naturalmente nessuna querela. Volevamo fare solamente una cosa positiva e aiutare una persona nel momento in cui ci viene negato. Togli, guarda, togli. Togli, va bene così. Va bene così, togli. Ma perché la vedi così? Quanti dubbi potrebbero avere i tuoi corteggiatori? Hai fatto tutti i reality, Temptation Island, Amici, La Fattoria, Amici. Tutti. No, oh, senti, c'avevi 13 anni che già giravi qua dentro. A turno da record per Barbara D'Urso con Domenica Live, oggi ultima puntata stagionale per il programma più visto della domenica, quella fra Canale 5 e Barbara è un'unione professionale vincente. Lavoro per voi e soltanto per voi! Questo è il pubblico! Questo adoro Marte! Un attimo! Sì. Dove c'è Sgarbi? Ma come te permetti, tesoro? Dire che questa donna in gamba, affascinante, solare, che travolge... Un'unione che dopo anni di grandi successi prosegue e si rafforza. Sì, no, ti volevo dire che tu... Ah, che entra, taglialo! Non entra nel pomellone! No, vabbè. In realtà è sto tagliata in diretta, fantastico, ecco. Il sangue, perfetto. La D'Urso si è ferita, ma io è tutto. Mi sono tagliata per mangiare questa... È talmente di legno? Ah, non è vero, dai, che buonissimo! Di la verità. I cuoricini vuoi vedere? Di niente. Ma non dire sciocchezze, non fare la, non fare la crisi. Per la prossima stagione televisiva abbiamo chiesto a Barbara D'Urso un impegno straordinario. Quali parti del corpo hai rifatto? Tutte, hai detto? No! I would like to know. No. Everything. No, no. Everything. No. Mi cazzo naturale. No! No! In prima serata... Da metà gennaio prenderà il via la fiction La dottoressa Jo. Herpes genitale anche lei. Non ti sembra una coincidenza un po' strana? A febbraio debutterà un nuovissimo programma sul quale Barbara sta lavorando da tempo, sempre in prime time. Piero Baiano. Parla da qua. Piero Baiano. Piero!
No. No, vabbè. No, tu confermi che sei il parrucchiere di Malgioglio prestato, sì, certo, oggi alla Fusco? Sì. Cristiana ha detto vai con lei. Ok. Perché se si ammoscia il ricciolo glielo devi arricciare. Ed infine ad aprile tornerà la nuova edizione del Grande Fratello. Barbara D'Urso continuerà con i suoi programmi di daytime e dal 13 gennaio torna Domenica Live. Il contenitore domenicale partirà alle 17.20, più tardi rispetto all'orario abituale, per garantire un po' di respiro alla stacanovista Barbara. Sarò su 5 programmi contemporaneamente, ma quando l'azienda chiama io ci sarò. Quando l'azienda chiama io ci sono. Ma quando l'azienda chiama io ci sono. C'è un sacco di novità. Che ti è successo? Grazie, Claudio? Grazie. Ah, ecco. Perciò, però ti invecchia, sai? Ma hanno detto che mi ringiovanivano. Perché sono tutti bianchi. Hanno detto quelli. Una stronzata. No, non è vero. Tu all'inizio dissi che comunque dai un valore al bacio. Ok, tu dissi ciò. Sì. Ok, a posto. Se io fossi uscita con un uomo e mi avrebbe lasciato seduta lì. Io non l'avrei. Vabbè, scusami, no, scusami, vabbè. Non ho basi grammaticali perché ho vissuto 10 anni in Germania. I'm sorry. La faccio vedere, scusate, il mio telefono, sono talmente emozionata che mi si è anche impallato. Perché, scusate, ma. Sei bellissimo, dai. Posso fare una cosa? Sì. E questa è. Avere degli impegni, va bene? Ok, allora. Senti, Lenia, tu hai visto? Tu hai visto? Io non chiudo, non chiudo niente. Che succede? Barbara D'Urso, non chiudo niente. Cosa sta succedendo? No. Scusami, Barbara, scusami. Dimmi, Lenia, sì, dimmi, Lenia. Scusa. Io non chiudo niente. Io non chiudo niente. Scusami la mia volgarità, scusami, io non chiudo niente, qua stiamo parlando di una trasmettitrice con le palle, scusami che dico queste parole, quindi ho intervistato tutti, è la migliore, no? Vattene invece, vattene, vattene, io con Barbara D'Urso parlo, perché Barbara, sì, è la rappresentante, sì, sì. Sì, esatto, però dopo che sei venuto a dirci, perché lì in effetti. Oh, la banana, ho perso.